si ferma, il Napoli no, ma la classifica lì davanti può diventare sempre più corta. La Roma ne può approfittare. Stasera, per la prima volta, Dzeko e Schick insieme lì davanti dall'inizio per sognare in grande. Stadio Olimpico di Roma, amici di Centro Sono Sport, benvenuti a Roma Cagliari. Di Diego Perotti contro Cragno, la rincorsa come al solito lenta da parte di Perotti, va a calciare con il destro, para Cragno in due tempi, va a bloccare il pallone, tiro debole, poco convinto di Perotti, alla sinistra di Cragno che intuisce e va a bloccare, risultato che rimane fermo sullo 0-0. La Roma sciupa un'occasione colossale per sbloccare la partita. Grande mucchio all'interno dell'area di rigore del Cagliari, 7 giocatori pronti ad entrare nell'area proprio della squadra di Lopez. Va Kolarov, forte teso, esce Cragno, un rimpallo e Fazio la mette in rete. Roma in vantaggio al 93esimo con Federico Fazio che vince un rimpallo. Il pallone che rimane vacante sull'uscita di Cragno, alla fine Fazio con il piedone la mette in rete. La Roma sblocca una partita difficilissima e lo fa con uno dei protagonisti di questa stagione, Federico Fazio. Roma che quindi sblocca una partita complicatissima e Fazio fa 1-0. Un gol importantissimo per la Roma, ma intanto D'Amato ancora un silent check con i propri collaboratori, vuole capire ulteriormente cos'è successo in area di rigore. Altro richiamo del VAR, tutti con il fiato sospeso per capire se il gol viene convalidato o meno. Stessa situazione che si è vista al sesto del primo tempo. Il gol è buono, il gol è buono, il gol è buono, il gol è buono e la Roma quindi conferma il gol dell'1-0. D'Amato va verso il centro del campo, tutti esultare in modo rabbioso, De Rossi su tutti. The funk of 40,000 years. A firmare Dzeko con Cepitelli, pallone che si alza, il Dzeko in centrocampo, può passare per D'Amato, De Andal Olimpico, la Roma all'ultimo respiro batte il Cagliari per 1-0 con la rete di Federico Fazio, giunta in pieno recupero con un finale thrilling. Mortal can resist the evil of the thriller.